Bentrovati a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli. Da EMA via libera la quarta dose per gli over 80, ma non al resto della popolazione. Superati i 15 milioni di casi, il Covid ha colpito un italiano su quattro. Incontinenza, un disturbo sottostimato che colpisce soprattutto le donne in menopausa. I lavori domestici aiutano il cuore delle donne anziane. Sia la quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over 80, ma è troppo presto per considerare la somministrazione nel resto della popolazione. Sono le conclusioni della Task Force Covid dell'EMA e del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, i cui esperti continueranno a monitorare la situazione, in particolare per la fascia 60-79 anni, per la quale al momento non ci sono prove chiare che la protezione vaccinale contro la malattia grave stia diminuendo sostanzialmente negli adulti con sistema immunitario normale. Solo se la situazione epidemiologica attuale dovesse cambiare e far emergere nuovi scenari, potrebbe essere necessario prendere in considerazione una quarta dose anche in questa fascia d'età. Sono più di 15 milioni gli italiani che hanno contratto il Covid da inizio pandemia. In pratica uno su quattro è stato contagiato dal virus. Ma ad oggi, secondo i dati della Fondazione Gimbe, sono ancora 6 milioni e 900 mila gli italiani che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui però 2 milioni e mezzo sono protetti temporaneamente in quanto guariti dal Covid da meno di 6 mesi. L'incontinenza è una patologia molto diffusa che può colpire sia uomini che donne, con una prevalenza nel sesso femminile. Si tratta però di un disturbo sottostimato che può avere un impatto significativo sulla vita sociale e relazionale dei pazienti che ne soffrono. Sentiamo. La dimensione del problema è estremamente importante perché interessa il 14,5% della popolazione. È un problema che ha una prevalenza maggiore nelle donne, una su tre donne, e dopo l'età dei 60 anni. Numeri che però sono addirittura più bassi di quelli che potrebbero essere in realtà. E il problema è che persone incontinenti, parliamo di persone più che di pazienti, perché molti di questi poi non sono pazienti, perché magari non hanno necessità di interventi, si può intervenire in modo da correggere alcuni comportamenti, somministrare alcuni farmaci che possono avere un buon controllo sul loro disturbo. Quindi le persone incontinenti si vergognano del loro disturbo, del loro disagio. Quindi vergogna, imbarazzo, disistima, perdita di qualità di vita, isolamento, perdita di fiducia, perdita di identità, della propria corporalità, rifiuto del proprio corpo. Cioè, sono tutte delle situazioni che sono associate al problema incontinenza. Questo vuol dire che molti anche non ne parlano. E allora questo numero che noi abbiamo del 14,5% della popolazione, in realtà potrebbe essere, non solo in realtà potrebbe essere, è sicuramente più alto. Non sono solo una noiosa routine, i lavori domestici infatti, così come il giardinaggio e la cucina, possono portare notevoli benefici alla salute cardiovascolare. Il servizio. Fare ginnastica, nuotare, anche svolgere faccende domestiche può ridurre del 62% il rischio di malattie cardiovascolari tra le donne. Secondo quanto riportato dallo studio dell'Università della California a San Diego, pubblicato sul Journal of the American Heart Association, bastano 4 ore di attività al giorno, anche modesta, per diminuire del 43% il rischio di malattie cardiovascolari e coronariche e abbassare al 30% il rischio di ictus. La ricerca, che ha coinvolto oltre 5.000 donne americane over 65, ha valutato quali vantaggi si possono ottenere da azioni quotidiane, spesso non prese in considerazione, come il semplice stare in piedi. Senior News termina qui. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete aiutare i bambini e le famiglie dell'Ucraina potete fare una donazione all'UNICEF. È possibile effettuare la donazione direttamente sul sito dell'UNICEF o al numero 800 74 50 00. Sul sito senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni. Arrivederci a domani.